Ciao a tutti, siamo sempre a Delhi. In questo video andiamo a visitare la tomba di Safdarjung. Buona visione. Andiamo sulla strada principale e prendiamo un tuk-tuk. Oggi vi faccio visitare la tomba di Safdarjung. Spero che si pronunci così. C'è sempre una nebbiolina di smog. Ciao a tutti, anche oggi andiamo a visitare un tombato a Delhi. €300 e abbiamo preso il biglietto anche per questo.
have a multiple Il mausoleo è di arenaria e marmo, fu costruito nel 1754 e il monumento ha un'atmosfera di spaziosità e una presenza imponente con la sua struttura cupola ed ad arco di colore rosso, marrone e bianco. La tomba, all'interno di un giardino, è una versione tardiva dello stile delle precedenti tombe imperiali Mughal. Il più famoso è Taj Mahal, con all'interno 8 paradisi o 8 stanze intorno alla camera principale sotto la cupola e un giardino diviso in 4 parti all'esterno. Questa fu la prima volta che qualcuno al di fuori dell'immediata famiglia imperiale Mughal costruì da solo un tale complesso di tombe e giardini, riflettendo i poteri notevolmente diminuiti degli imperatori in questa data. Bella, saliamo su. Thank you.
bellissimo tetto, soffitto, tutto decorato con gli stucchi. Purtroppo i dipinti non si vedono più. La pittura si è rovinata. Qua si intravede solo l'ombra del dipinto, quello delle persone, insomma. Anche il tessano, però, penso che la sua figura, penso. Mai visto acceso, anzi alcuni non ce l'hanno proprio. Succo di mandarino, spremuto lì al momento, col macinagrumi. No, non lo prendo. Ma che bello!
Thank you.
Ci sono più le persone che viaggiano sui tetti. Cacca di vacca sacra. La conservano per far cosa. Forse la bruciano poi. Eh? Però quanta cacca di vacca.